perhaps I can give you justice in the name of our king. Salve a tutti voi cari amanti di GOT, bentornati in questa serie di video dove andremo ad approfondire un po' meglio ogni singola puntata della settima stagione di Game of Thrones. Sono molto contento che il primo episodio abbia avuto un buon riscontro di pubblico, per cui eccoci di nuovo qui a parlarne. Se Dragonstone è stato un episodio diciamo introduttivo e non proprio molto ricco di mordente e di hype, questo secondo episodio invece, nato dalla tempesta, è senza ombra di dubbio molto più ricco. Le premesse sono esattamente le stesse dell'episodio precedente, che se per caso non avete ancora visto vi lascio qui sopra nelle schede, per cui allerta spoiler grande come l'intero castello di Approdo del Re, ma per il resto benvenuti nella trattazione del secondo episodio della settima stagione di Game of Thrones. Ma prima, ovviamente, sigla. Molto bene ragazzi, di cose da dire ce ne sono veramente tante, tutte molto interessanti, per cui cerchiamo di andare ben serrati e spediti. L'episodio inizia esattamente lì dove avevamo lasciato col precedente, ovvero Daenerys davanti a tutta la mappa a Roccia del Drago dei Sette Regni che sta decidendo il da farsi. La vediamo riunita in un vero e proprio consiglio di guerra, dove vediamo Tyrion, Verme Grigio, i Martell e anche i Tyrell, e ovviamente tutto il resto dei suoi consiglieri che adesso non sto qua ad elencare, però già da subito Daenerys, a mio parere, si dimostra una regina sicuramente non molto affabile, per così dire. E già da questa scena, a mio parere, viene fatto vedere già subito un importante punto di riferimento di questa puntata, ovvero in diverse situazioni, diversi personaggi si trovano all'interno di una posizione alquanto scomoda da dover gestire. Ma di che cosa sto parlando nello specifico? Prendiamo ad esempio per l'appunto Daenerys. Lei mette Varys in una posizione per l'appunto difficile da gestire. E in questa, come nelle altre situazioni che andremo a vedere man mano che andremo avanti con l'episodio, troviamo sempre due punti di vista differenti, ognuno con la sua validità per poter analizzare la scena che ci viene proposta. Qui per l'appunto la madre dei draghi vuole essere chiara sin da subito nel confronti di Varys. Da una parte possiamo dire che fa un po' la figura della, perdonatemi il termine, stronzetta, perché minaccia Varys che se mai oserà tradirla come ha già fatto in passato con i suoi antenati non esiterà un solo istante a carbonizzarlo vivo con il respiro dei suoi draghi. E so perfettamente che Varys non è esattamente la perfetta sinossi di un personaggio affidabile, però almeno dal mio punto di vista, io credo nella sua sincerità nel voler confrontarsi e nel voler sostenere la causa di Daenerys. Per cui devo essere sincero, mi è un po' dispiaciuto vederlo trattato in questa maniera. Però dall'altro punto di vista, come vi dicevo precedentemente, la sua, tra virgolette, minaccia di per sé è giusta. Daenerys si ritrova a dover gestire numerosi nuovi alleati che quasi non conosce del tutto e quindi deve saperli gestire nel migliore dei modi. E in questo caso nei confronti di Varys, anche se con termini non molto carini, diciamo, deve mettere le cose subito ben in chiaro, quindi la sua minaccia ha un fondo di motivazione. Ricordate, dualità, stronza da una parte ma giusta dall'altra, e ci ritorneremo sopra non poche volte su questo punto di vista. Ma continuiamo. Qui rivediamo una faccia familiare, ovvero Melisandre, la quale si presenta direttamente a cospetto di Daenerys e, tra virgolette, promettendole fedeltà e collaborazione, gli fa presente che Jon Snow è il nuovo re del Nord e che potrebbe essere per lei un alleato non poco importante nella lotta contro Cersei. E Tyrion praticamente le dà ragione, effettivamente Jon può contare su un notevole esercito a Nord, quindi sì, effettivamente la sua alleanza potrebbe essere non poco utile per la sua causa. Onde per cui Daenerys decide saggiamente di dare udienza al re del Nord, però volendo che si debba inginocchiare ai suoi piedi e giurarle fedeltà. Questa cosa potrebbe essere un po' macchinosa da gestire, vedremo. E conseguentemente, dall'altra parte, prendiamo il punto di vista di Jon, il quale anche lui capisce che l'alleanza con Daenerys, e soprattutto grazie al vetro di drago che si trova sotto Roccia del Drago, e soprattutto, ancora una volta, al fuoco dei suoi draghi, l'unica vera arma che può serialmente danneggiare e quasi uccidere i non morti, praticamente l'alleanza con lei è una cosa quasi forzata e necessaria, addirittura quasi di vitale importanza per riuscire a combattere gli estranei e soprattutto a far reggere la barriera. Onde per cui questi due personaggi, Daenerys e Jon Snow, iniziano pian piano ad avvicinarsi e prima o poi penso sia scontato che si incontreranno.
ma naturalmente non possiamo assolutamente dimenticarci di Cersei, la quale, anche se probabilmente nel suo intimo sa che non è proprio messa molto molto bene nella lotta contro Daenerys, vuole assicurarsi assolutamente che i pochi fedeli che gli sono rimasti le giurino per l'appunto estrema fedeltà fino alla fine, anche se tra questi vi sono numerosi seguaci della casa di Tyrell, i quali anche loro si trovano in una posizione non poco comoda da dover gestire, perché dal loro punto di vista, da una parte la loro unica sovrana rimasta, ovvero Olenna Tyrell, si è schierata per la casa di Daenerys, però loro sono ancora sotto giuramento e fedeltà alla corona, quindi come dovrei gestire sta cosa? Apparentemente i fedeli del Tyrell sembrano voler prestare giuramento e fedeltà a Cersei, però questa cosa è rimasta un po' fumosa, e anche se Jaime cerca in tutti i modi di convincerli e promettendo addirittura grandi ricompense nel caso in cui dovessero vincere, questa cosa rimane un po' sul fumoso, vedremo come si svilupperà. Però ovviamente le forze di Cersei non si limitano solamente al cercare di stipulare alleanze fittizie. Il suo primo cavaliere, che adesso sinceramente, perdonatemi, non ricordo il nome, però insomma il maestro, chiamiamolo così, le fa vedere le enormi balestre che hanno studiato per l'appunto gli ingegneri da Pro del Re per avere qualche possibilità in più contro i draghi di Daenerys. Ed è proprio il primo cavaliere a ribadire il concetto. Sì, per carità, i draghi sono creature incredibilmente forti e pericolose, ma non sono affatto invincibili. Sì, devo ammettere che il pistolone che fa provare a Cersei è di tutto rispetto, e tutto sommato anche ci voleva, dai, parliamoci chiaro, perché pensare che i Lannister siano totalmente in balia del fuoco dei draghi è abbastanza implausibile, quindi era giusto che un'arma del genere dovesse prima o poi saltare fuori. È solo un bene per la futura guerra che vedremo. E ora finalmente arriviamo alla parte davvero più cicciosa, si inizia veramente a parlare di piani di guerra, onde per cui Daenerys e Tyrion espongono il loro piano d'attacco ai loro alleati. Da una parte i Greyjoy e i Martell attaccheranno direttamente al Prodo del Re, mentre dall'altra gli Immacolati andranno, come era prevedibile, ad attaccare Castel Granito, grande fortezza, simbolo e roccaforte del potere dei Lannister. Dai, dai cavolo, finalmente iniziamo a vedere un po' di inizio della guerra. Finalmente stiamo entrando nel vivo, pian piano, con calma, ma ci stiamo entrando, dai. Cambiamo ancora una volta scenario e questa volta ritorniamo alla cittadella. Qui Sam vuole e inizia a conoscere un po' meglio Jorah. Per i grandi maestri ormai il cavaliere è pressoché spacciato, in quanto il morbo grigio si è notevolmente diffuso sul suo corpo e in giro di pochi mesi loro prevedono che possa perdere il senno e nel giro di qualche decennio anche addirittura la vita, quindi per Jorah, almeno da parte dei maestri, non gli viene data più alcuna possibilità. Ma Sam, anche in onore del fatto che Jorah è diretto parente del suo ex lord comandante di Guardiani della Notte, Mormont, vuole in ogni caso provare una disperata cura e, in maniera anche abbastanza raffazzonata, cerca di approcciare ad un primo trattamento, anche se ovviamente è qualcosa di molto improvvisato e il povero Jorah soffre come un cane, però almeno Sam prova ad aiutarlo, mentre i maestri l'avrebbero abbandonato completamente a se stesso. È già qualcosa, bravo Sam. Successivamente capiamo finalmente perché Arya stava andando verso a Prodo del Re e non verso Nord, perché lei era fermamente convinta che a Nord ci fossero ancora i Bolton e non era a conoscenza del fatto che Jon si era ripreso Grande Inverno. Appena lo sa, ovviamente, quasi si illumina e credo che, anche se non lo fanno vedere, pianga di contentezza nel sapere che suo fratello si è ripreso la loro legittima dimora e, giustamente, fa immediatamente marcia indietro. E per quanto riguarda Arya non abbiamo ancora finito, perché in una scena puramente filler addirittura vediamo un incontro tra lei e un enorme metalupo che potrebbe addirittura sembrare la sua amata Nymeria, anche se alla fine purtroppo non è così, però ammettiamolo, tutti noi che abbiamo visto la puntata ci siamo infinitamente commossi sperando che quella fosse finalmente Nymeria e che le due sin dalla prima stagione si potessero finalmente rincontrare. Purtroppo non è stato così, però dai, è stata un'aggiunta veramente molto piacevole. E ora arriviamo alla parte più cruciale, a mio parere, di questa puntata, ovvero Jon deve fare una scelta molto molto importante e ritorniamo qui ancora una volta su quello che vi dicevo prima, scomoda da gestire, perché contro il parere di tutti i suoi fedeli di tutte le case del nord decide di prendersi l'enorme rischio di andare in udienza direttamente da Daenerys a Roccia del Drago. Inutile dire che tutti, compresa ovviamente Sansa, sono contrari al suo volere, in quanto veramente si tratta di una mossa veramente altamente azzardata, e giustamente lo è. Però, come abbiamo detto
prima, Jon dentro di sé sa che l'alleanza con Daenerys, col suo fuoco di drago e con il suo vetro di drago, è l'unica speranza per poter difendere la barriera, e la sua scelta è quasi forzata, anche se molto molto impopolare. E qui Jon Snow fa una scelta alquanto discutibile, ovvero in sua assenza farà le sue veci, ovvero prenderà il suo posto, niente proprio di meno che la stessa Sansa. Già, avete capito? Jon Snow affida il comando del Nord a Sansa, almeno temporaneamente. E anche qui torniamo a una scelta che può essere vista da due punti di vista differenti. Da una parte si potrebbe rivelare una scelta estremamente pericolosa. Lasciare il Nord in mano a Sansa, soprattutto sapendo che Baelish è lì continuamente che la punzecchia, potrebbe rivelarsi una mossa estremamente controproducente, e penso anche dagli esiti completamente catastrofici. Però oggettivamente, dall'altro punto di vista, era l'unica scelta che poteva fare. Essendo obbligato a lasciare il comando, non poteva affidarlo a nessun altro se non alla legittima figlia di Ned Stark, in quanto Sansa è effettivamente l'unica erede di sangue e diritto di sangue sul trono del Nord. E se così non avesse fatto, si sarebbe attirata su di sé ulteriore risentimento e rancore da parte della sorella, e questo sa dentro di sé che non se lo può assolutamente permettere in un momento così delicato. Come potete vedere, anche qui abbiamo questa dualità, e prima di partire ovviamente Jon mette le cose in chiaro con Baelish, però sa perfettamente dentro di sé che questa sua mossa potrebbe essere veramente qualcosa di altamente difficile da gestire, e tutti noi sappiamo che effettivamente è così. Staremo a vedere, incrociamo le dita. Ed infine la sequenza, per l'appunto, che va a chiudere questa puntata, ma che penso sia la parte più alta per quanto riguarda l'intrattenimento che ha saputo offrire questa seconda puntata, ovvero la flotta di Greyjoy, Tyrion e Yara, che ospita l'esercito di Dorne, va direttamente a scontrarsi con le navi di Euron Greyjoy. Lo scontro è brutale e, come era anche abbastanza prevedibile, ne esce vincitore ovviamente Euron, in quanto le sue navi sono molto più cazzute di quelle di Tyrion e di Yara. E non solo Euron spazza completamente via almeno quella divisione delle navi di Greyjoy, ma rapisce Yara e Ellaria. Probabilmente quest'ultima come il famoso dono di cui parlavamo nell'episodio precedente verso Cersei per ingraziarsi le grazie della regina. E questa volta è Tyrion a trovarsi in una posizione veramente veramente scomoda, in quanto fa una scelta molto ed estremamente discutibile, ovvero di fronte a suo zio che minaccia la sorella, scappa. E devo ammettere che la prima cosa che ho pensato: sei un codardo schifoso. Però poi ci ho pensato meglio. Non poteva fare altrimenti, perché per l'ennesima volta analizziamo la dualità di questa scelta che ha fatto Tyrion. Da un punto di vista immediato e anche oggettivamente giusto, fa la parte veramente del codardo, perché Tyrion si dimostra per quello che è effettivamente diventato, ovvero un madornale smidollato, e abbandona non solo il campo di battaglia di fronte alla difficoltà, ma addirittura la sorella. E qui chi di noi potrebbe essere d'accordo con questa sua scelta? Però ragioniamo anche da un punto di vista prettamente logistico. Tutto sommato, quello che ha fatto era inevitabile, perché questo: ormai Yara era stata catturata da suo zio e quindi in un certo senso era perduta. Se effettivamente la presunta regina dell'Isola di Ferro è stata catturata dal nemico, lui rimane essere l'unica possibilità per la flotta di Daenerys a capo dei Greyjoy, per cui non poteva fare altrimenti. Yara ormai era persa. Tyrion è l'unica speranza per poter portare avanti la flotta dei Greyjoy senza di lei, onde per cui è stato in un certo modo costretto a non andare incontro a morte certa sfidando suo zio. Per cui, tutto sommato, posso anche capirlo. Però qui io vorrei offrirvi un piccolo spunto di riflessione. Non riesco bene a capire quale sia stato il piano di Daenerys, perché trovo essere veramente difficile da credere che abbia impiegato tutta la flotta dei Greyjoy e tutto l'esercito dei Martell per andare contro a pro del re, sapendo perfettamente che Euron Greyjoy era lì pronto ad aspettarli. E io mi auguro vivamente che quella fosse solo una divisione della flotta dei Greyjoy a capo ovviamente di Yara. Perché se dovesse essere stata tutta quanta la loro flotta, beh, così facendo Daenerys ha già perso la seconda puntata della stagione, sia la flotta dei Greyjoy e sia l'esercito di Martell, e questa cosa credo che sia abbastanza infattibile. Ma se davvero fosse così, come cacchio ha progettato il piano sapendo che Euron era lì ad aspettarli? Io mi auguro che non sia stato così, perché veramente non ha proprio studiato effettivamente bene i suoi piani insieme a Tyrion. Questa cosa sarà da capirla un po' meglio nella prossima puntata. E tutto qui ragazzi, la puntata si chiude così,
con Tyrion che galleggia in mezzo alla flotta dei Greyjoy completamente distrutta, mentre Euron si allontana verso Apollo del Re portando con sé i suoi due trofei. Insomma, abbiamo capito, Daenerys avrà sicuramente le forze più fighe a sua disposizione, ma Cersei forse ha quelle più efficaci. Staremo a vedere man mano che andremo avanti con gli episodi, però voglio concludere qui questa trattazione. Ragazzi, vi chiedo scusa se mi sono dilungato un po' troppo su alcune parti, però, come vi dicevo all'inizio, questa puntata si è rivelata essere molto più cicciosa ed interessante rispetto alla prima, per cui era inevitabile che ci fossero più cose da dire. Mi scuso se vi ho trattenuto più del dovuto, ma bisognava assolutamente trattare certe cose. Spero di averlo fatto nel migliore dei modi. Questo era quello che, a mio modestissimo parere, erano i punti salienti della seconda puntata della settima stagione del Trono di Spade. Mi è piaciuta? Assolutamente sì. Non avevo disprezzato la prima e ovviamente non posso assolutamente non esaltare questa seconda. Saranno sì solamente 7 puntate, ma se questo è il livello medio o forse anche di più che si riuscirà a mantenere, solo oro colato. Non ci possiamo assolutamente lamentare. Basta ragazzi, io ho esaurito tutto quello che volevo dirvi. Ripeto, a me questo episodio è piaciuto veramente molto. E voi invece, qual è la vostra opinione? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Anche voi avete trovato alcune perplessità, come a me, sul piano di Daenerys? Oppure avete analizzato dei punti più interessanti che magari io non ho preso in considerazione? Ma soprattutto, che ne pensate della scelta di Jon di lasciare a Sansa le sue veci e di Tyrion di scappare di fronte a suo zio? Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Aspettandoli, io non posso far altro che ringraziarvi di cuore per avermi seguito fin qui all'interno di questa nostra piccola avventura e di questa piccola dipanarsi di spiegazioni e di interpretazioni di questa seconda puntata. Mi auguro di avervi proposto un lavoro quantomeno decente e, nel caso vi fosse piaciuto anche solo un minimo, ti invito a farmelo sapere lasciandomi qui sotto un bel mi piace. Se questa è una delle prime volte che ci vediamo e sei interessato a questa rubrica che voglio portare avanti praticamente ogni settimana qui su questo canale, ti do lo spassionato consiglio di dare una pigiatina al tasto rosso, come sempre qui sopra nelle schede, e qui sotto in descrizione trovi dei link che ti possono essere utili, anche dei link Amazon a tema Game of Thrones per poter sostenere gratuitamente l'attività di questo canale. E per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite, qui sotto c'è la campanella. Cliccaci sopra, spunta le notifiche e salva le impostazioni. In questo modo YouTube ti invierà sempre una notifica ogni volta che pubblicherò un video qui su questo canale. Lo puoi fare sia da desktop che da mobile. Carissimo pubblico, a quanto pare le prime pedine si stanno iniziando a muovere sulla grande scacchiera che è diventato Game of Thrones e la cosa si preannuncia davvero molto molto interessante. Io vi do appuntamento la prossima settimana, sempre qui su questo canale, con un nuovo video dedicato a Game of Thrones e alla sua settima stagione. Alla prossima e buon ritrovo di spade a tutti!